una tragedia che si è verificata intorno alle 11:10, 11:15, quando le auto della polizia sono giunte a via Fosso Santa Lucia, nel centro storico, a pochi metri da Piazza Castello. E noi abbiamo raggiunto subito questa postazione con altri colleghi, c'erano i vigili del fuoco e dalle prime testimonianze raccolte, una ragazza sanguinante con un profondo taglio alla gola chiedeva aiuto. C'è Attilio Ronga È che ci appena arrivato il suggerisce: medico sì, legale. ecco, è arrivato Lamberto Pianese, il medico legale, che quindi tra poco sottoporrà un esame esterno il corpo privo di vita che è all'interno di questo appartamento. Quindi una ragazza sanguinante, intorno alle 11:10, 11:15 esce per questa strada di corsa e chiede aiuto piangendo. Vanno vicino a lei alcuni cittadini che chiedono subito cosa è successo, ma chiamano subito anche l'ambulanza. E questa persona dice: correte, dentro c'è un bambino. C'è un bambino, ma anche un altro morto. Al che si apre una trattativa con un ragazzo di nome Gianmarco da parte degli agenti delle volanti, la polizia che cerca di evitare un'ulteriore tragedia, considerando che già c'era un morto dentro, perché un ragazzo di nome Gianmarco minaccia di far saltare lo stabile con il gas. Dopo una mezz'ora di trattativa, purtroppo andata a vuoto, il ragazzo si è affacciato alla finestra, si è lanciato nel vuoto, non c'erano le ambulanze, è stato poco dopo raccolto dal selciato ed è stato trasportato all'ospedale Moscati. Per quanto riguarda le condizioni, Enzo, dicevamo, le condizioni dei due giovani, in questo caso la 18enne ha un taglio profondo alla gola, è sotto osservazione, il ragazzo 30enne è anch'esso ovviamente ricoverato e anch'esso è in situazione molto grave, sotto osservazione all'ospedale Moscati. Dentro c'è ancora un corpo privo di vita, quindi una terza persona, non si sa più nulla di questo bambino. Ecco il medico legale Lamberto Pianese, che è accompagnato dagli uomini della polizia. Il dottore Pianese adesso sta raggiungendo l'abitazione dove si è verificato il massacro, dove c'è questa vittima, per sottoporre il corpo privo di vita all'esame autoptico. Dentro c'è il magistrato, la dottoressa Galdo, che ha raggiunto l'abitazione circa 20 minuti fa. Insomma, si tratta al momento di ricostruire la dinamica dell'accaduto, ovviamente di risalire al possibile movente che ha scatenato l'inferno al primo piano di questo stabile.